nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa dell'Epifania, la manifestazione del Signore a tutti i popoli, simboleggiata nei Magi. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, chiediamo perdono al Signore, perché spesso anche noi abbiamo preferito le tenebre alla luce. Signore, luce delle genti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, gloria di Israele, Christe eleison. Christe eleison. Signore atteso dalle nazioni, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore
brilla sopra di te, poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che imboga e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato a suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamate segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si postrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Annuncio della Pasqua. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata sempre e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 17 febbraio, l'Ascensione del Signore, domenica 16 maggio, la Pentecoste il 23 maggio, la prima domenica di Avvento il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
alza gli occhi intorno e guarda, tutti vengono a te. Queste parole del profeta Isaia, cari fratelli e sorelle, aprono la festa dell'Epifania, la manifestazione del Signore a tutti i popoli. Il 25 dicembre abbiamo celebrato la nascita di Gesù nella nostra carne. Oggi la liturgia mostra piuttosto il cammino degli uomini verso il Signore. E c'è nell'aria come un'ansia, un desiderio di luce, di universalità. È il desiderio dei popoli di incontrare Gesù. Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo, dissero i magi ad Erode appena giunsero a Gerusalemme. I magi erano uomini di regioni lontane, ricchi, intellettuali, giungono dall'Oriente. Il Vangelo non indica né il numero, né la patria, né i nomi. Ci fa capire però che non erano ebrei e che pertanto non conoscevano le sacre scritture. La Chiesa da sempre ha visto in essi, nei magi, l'intera umanità. I pastori e i magi, molto diversi tra loro, hanno però una cosa in comune: il cielo. I pastori non si mossero perché erano buoni, ma perché alzando gli occhi al cielo videro gli angeli e ascoltarono la loro voce. Così pure i magi videro una stella e fedelmente la seguirono. Gli uni e gli altri ci suggeriscono che per incontrare Gesù è necessario alzare lo sguardo da se stessi, da noi stessi, cioè non dobbiamo restare incollati alle nostre sicurezze e alle nostre abitudini. Per i magi, come del resto per i pastori, non fu del tutto facile e chiaro fin dall'inizio. E l'Evangelista Matteo, non a caso, nota che la stella ad un certo punto scomparve. Ma quei pellegrini non si persero d'animo e, giunti a Gerusalemme, andarono da Erode a chiedere spiegazioni, ascoltarono con attenzione e continuarono subito il loro cammino verso Betlemme. All'uscire da Gerusalemme la stella ricomparve ed essi trovarono una gioia grandissima. Bella questa lezione dei magi, cari amici, a noi ci esortano a riscoprire la gioia di dipendere sempre dalla stella, cioè dal Vangelo, dalla parola di Dio. È luce, il Vangelo è luce che ci conduce, ecco, verso il bambino. E i magi terminarono il loro viaggio quando la stella si fermò e videro il bambino con Maria, sua madre, e postratisi lo adorarono e offrirono oro, incenso e mirra. L'oro dell'amore, dice Madre Speranza, l'incenso della orazione e la mirra della mortificazione. Ben diversa fu, cari fratelli e sorelle, la reazione di Erode
e degli abitanti di Gerusalemme. Non sentirono gioia, al contrario, si turbarono ed Erode decise addirittura di uccidere il bambino. I magi per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese. Del resto, miei cari, quando si ha il Signore nel cuore, non si può più percorrere la strada di sempre. Bisogna cambiare rotta. I magi sono oggi accanto a noi, forse un poco più avanti di noi, per aiutarci ad alzare il nostro sguardo e dirigerlo verso la stella, verso il Vangelo. I magi sono accanto a noi per guidarci verso le tante mangiatoie di questo mondo, dove giacciono i piccoli, i deboli, i bisognosi. Beati noi, cari fratelli e sorelle, se con i pastori e con i magi ci facciamo pellegrini verso quel bambino, luce per tutti i popoli. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi in Cristo, luce del mondo, la salvezza è manifestata a tutti i popoli della terra. Eleviamo la nostra comune preghiera al Padre perché ci soccorra nella sua misericordia. Ripetiamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché fortificata dallo Spirito Santo di Dio, porti al mondo la luce del Vangelo e sia segno di comunione per tutte le genti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono a causa delle ingiustizie sociali, perché si aprano alla speranza e cerchino in Dio l'aiuto per superare ogni forma di odio e di male. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che non conoscono Cristo,
perché trovino in noi, battezzati, autentici testimoni della gioia e della verità del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le nostre comunità che celebrano la manifestazione al mondo del Figlio di Dio, perché vivano e testimonino tutti la luce e la gioia della fede nell'immenso amore del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accogli, oh Padre, la nostra umile preghiera e guidaci sulla via del Cristo che oggi si è manifestato al mondo come luce che trionfa sulle tenebre del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, ad lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza. E in Lui apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio eterno con te nella gloria si è manifestato nella nostra natura umana. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Preghiera della Beata Madre Speranza, tratta dalla novena all'amore misericordioso. Gesù mio, sì per me Padre, custode e guida nel mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che a te conduce. Abbi misericordia di me e fammi a misura del tuo cuore. E tu, Madre mia, che con tanta delicatezza e premura hai avuto cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, conducendomi per i sentieri dei comandamenti. Di per me a Gesù, ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l'insistenza del mio cuore materno. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che dalle tenebre ci hai chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione, renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Amen. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i vostri fratelli. Amen. Come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Prendiamo grazie.